Gli ultimi blocchi di granito provenienti dalla Croazia stanno per essere posizionati dalla gigantesca gru sulla chiatta sulle due scogliere davanti all'anfiteatro Rastatt, chiudendo così anche in anticipo e sui tempi stimati i lavori delle scogliere partiti dalla zona sud di Fano ad aprile 2016. 3.900.000 euro di spesa e due ditte impegnate nel posizionamento. Hanno disegnato così il profilo davanti a Viale Ruggeri con una precisione tale che desta non poca ammirazione nei passanti, da dare l'impressione di essere disegnate con il righello, tanto sono precise. Oggi siamo andati sul posto assieme ad assessore ed un raggiante sindaco a vedere da vicino questa opera pubblica tanto importante per Fano. Un bel momento perché siamo quasi alla fine dei due contratti che avevamo per fare le nuove scogliere, insomma oggi uno degli ultimi giorni in cui lavorano e quindi pensiamo di aver fatto un evento, di aver fatto una cosa storica per questa città, perché da tantissimi anni aspettavano i cittadini queste scogliere, quindi oggi andiamo a vedere quasi la conclusione dei lavori. Ovviamente ci saranno poi i ripascimenti della spiaggia, però sicuramente oggi è una giornata storica per noi. Allora, promessa mantenuta, Viale Ruggeri era un punto insomma cruciale di quelli che erano i suoi obiettivi. Beh, non posso nascondere la soddisfazione. Ricordo prima di diventare sindaco un incontro che feci con i residenti qui della Sassonia durante una giornata di pioggia, dove mi presi questo impegno. A 2 anni e mezzo l'impegno è stato mantenuto, un lavoro importante, straordinario, che ha portato un grande beneficio a tutela della costa, a tutela delle persone che abitano vicino alla costa, ma anche per gli esercenti, gli stabilimenti. E poi devo dire che gli osservatori, noi sappiamo che ci sono sempre gli osservatori la mattina che fanno la passeggiata, e sono rimasti tutti stupiti dal capolavoro che è stato fatto, perché tutti si chiedevano come riescono a mettere scogli irregolari in una posizione perfetta, incastrate l'uno con l'altro, e che hanno una funzione anche bella da vedere. Quindi grande soddisfazione, il merito anche a chi ha lavorato in questi due interventi, dimostrando grande professionalità, ma soprattutto io penso questa sia la vera risposta che i cittadini si aspettano da chi amministra una città. Allora, l'ecoscandaglio in quel battello sta valutando anche la linea di costa, perché? Sì, stiamo facendo un'analisi sia in corso d'opera e abbiamo i dati anche storici per valutare se le spiagge aumentano oppure diminuiscono, e ci siamo resi conto che già da adesso, diciamo soprattutto nella parte verso gli Escocart, abbiamo acquistato spiaggia, quindi il materiale è stato trattenuto dalle scogliere, quindi funzionano perfettamente, non avevamo dubbi, però abbiamo anche, come dire, rilievi proprio scientifici che questo sta avvenendo come ci aspettavamo fosse.